Seconda, io ho il compito di presentare un nome molto importante, un nome a carattere veramente mondiale, un artista che non ha bisogno della mia presentazione. Signori, si tratta della Tecla Scarano. Signora Scarano, ma mi sto sbagliando? Lei si è dimenticata di prepararsi? Io? Sì. Sono preparata per venire, sto qua. Come si preparata? Così vestita? Come si è trascurata? No, io dicevo... Dicevo il così. Come sono vestita? Sì. È che quello che devo fare, così devo stare vestita. Ah, ho capito. Sono una persona per bene. Ho capito. Io pensavo che lei si era dimenticata di mettersi il vestito per la trasmissione. No. Ah. Creare un po' l'atmosfera, perché non sono una sfacciata, io sono una donna anziana, modesta, dell'antico tempo, voglio far capire, che oggi la verità non mi ci accodo a quello che succede oggi, mi scandalizzo tutta la verità. Ho capito. Allora certamente deve fare una poesia. Sì, come si chiama? È intitolata Donna Amalia contro il progresso. Ho capito. Io veramente mi metto lì, buono, in un angolino, a sentire proprio lei che, quello che dirà. Va bene. Signora, grazie per la sua partecipazione ancora questa settimana. E ci rivedremo la prossima settimana, no? Dopo? Sì, come no? Grazie. Signori Tecla Scarano. Spettatori, come vedete io sono una signora non brutta e non tanto vecchia cadente veramente ancora. È vero, sembra che so, sembra un po' canticolella, eh? Eh sì, perché fin da quando ero piccerella io fui cresciuta in casa della nonna, buonanima, la quale era una donna che dalle scarpe in fian sopra la testa era corretta, accrianzata e onesta. Perciò, caro ascoltatore, scusate tanto della chiarezza, ma l'usanza di oggi, madonna, no? Mi fa proprio ribrezzo. Pensate che quando io facevo l'amore col mio presente sposo Sabratore, da lui io stavo sempre separata, e sin da una stanza ero indanata, cercando di avere meno accorta a nonna per fare qualche cosa per tentarsi in caporta. Ma invece, innamorata ancora a corpo. A mussa sera, a mattina per la strada fanno amore. Perciò che la signora Piani sotto sposò alle 5 e partorì alle 8. Sì. Oggi se mi guardate un po' attorno, queste cose stanno all'ordine del giorno. Oggi la donzella che sta in famiglia perché ha sposato, ha da tenere 3 figlie. Il resto sono zitelle caste pure. Satella che latte ne creatura, ma vanno col te e vesto corta, tutto velato, si vede tutte cose, i cazzuno, posso un campo secco, brutte storte. Fra qualche giorno queste perfide donnacce, io scommetto che si crescono mustacce. Eh sì, e l'uomo poi, hai visto l'uomo che capello lui? L'uomo può fare una cosa bella, scommette cuori, ma cavunnella. Sì, anzi io tengo tutta la speranza. Lo vorrei incinto con tanta la panza. E se non ancora più si impasticcia, noi lo vedremo forse di fare nutrice, oppure lo vedremo giorno e notte per via Roma, voi mi capite? Ma chi li viene a fare la cacotte? Gesù, Giuseppe, Sant'Anna Maria, dove abbiassimo giunto? Qui ci vorrebbe proprio un castigo del cielo
qui ci vorrebbe propriamente, cari spettatori, o un terremoto idroculatorio o una peste burbonica. E se noi andiamo a fornire? E non bastavano tante novità, e la automobile, la bicicletta, il Rio Brana, la stratosfera, e l'ombra in da luna, e basta! Oh, io sto di... cari spettatori, io sto di fare un discorso amichevole, perché sto di parlare con persone che hanno una certa diligenza. Ma mi pare buona buio che oggi la donna ad essere emancipata, può fare quello che può fare l'uomo. Anzi, è proprietamente lei che si può mettere la coppa all'uomo. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. E donne di una volta, fate una ribellione. Se siete gravide di ignoranza, sgravate. Se vi sentite un peso, sforzatevi, che la sforzatura vi farà bene. Spogliatevi, cacciatela fuori la vostra coscienza. E alluccato tutto quanto con me, abbasso il progresso. Avete visto che cosa c'è? Mi sa che a mattina la sera abbracciate, voi passate più vicino, che non mi guardo, non muovete, è una cosa scandalosa. Ai rammi miei, questo non si faceva, è una cosa che non sta, ci amo io, ma guarda, appena mi